In un'industria videoludica sempre più prolifica e congestionata, con un pubblico vasto e stratificato più che mai, il survival horror è certamente un genere che ha perso identità, sfociando in produzioni sempre più votate all'azione e con giochi che ormai di survival portano solo l'etichetta. La norvegese Krillbite Studios tenta un approccio che non vuole rinnovare il genere, ma piuttosto offrire una ventata d'aria fresca con un soggetto originale e senza dubbio mai visto prima. Among the Sleep è un'avventura dalle tinte cupe che miscela il fiabesco e l'horror in un gioco con visuale insoggettiva. Protagonista di Among the Sleep è un tenero bimbo di 2 anni, risvegliato di soprassalto nel pieno della notte a causa di un forte temporale. Il piccolo si alza dal pavimento tra giochi e peluche, mentre accanto a lui il lettino è riverso a terra. Nella penombra della casa si avverte una presenza, qualcosa di alieno e maligno che si cela nell'oscurità. Sebbene i toni dell'ambientazione siano un po' meno terrificanti rispetto a quelli di un film o di un survival del calibro di Amnesia o Outlast, i canoni dell'horror ci sono tutti. Ci troviamo nei peggiori incubi di un bambino di 2 anni, pertanto il mondo è raccontato attraverso gli occhi semplici di chi non conosce violenza e morte, ma piuttosto il mistero del buio e il terrore dell'abbandono e della solitudine. Le analogie con Alice nel Paese delle Meraviglie sono notevoli, con richiami molto evidenti al capolavoro di Lewis Carroll. L'orsacchiotto di pezza, ad esempio, tenero compagno d'avventura che ricorda il Bianconiglio, mentre il tubo che trasporta il piccolo da casa sua al mondo dell'incubo è un chiaro riferimento al viaggio intrapreso da Alice. I nemici che ci troveremo ad affrontare in Among the Sleep non sono mostri, zombie o creature d'oltretomba, ma più semplici ombre di forma umanoide, che nel corso della demo avremo modo di intravedere molto rapidamente in una sola occasione. L'impostazione è quella del gioco in prima persona, semplice e senza troppi fronzoli. Il nostro tenerissimo alter ego si erge impavido nel suo mezzo metro d'altezza e poco più, facendo sembrare enorme e spaventoso tutto quel che ci circonda. L'atmosfera gioca un ruolo fondamentale e la tensione è sempre palpabile. Possiamo scegliere se camminare o procedere a gattoni, scavalcare gli ostacoli posti sul nostro percorso oppure arrampicarci su sedie, tavolini e piccole sporgenze. I vari armadi sparsi lungo la casa lasciano supporre la possibilità di celarci al loro interno, in un genere nel quale l'approccio furtivo è solitamente l'unica scelta saggia. Sul fronte grafico, Krillbite ci offre un titolo abbastanza semplice, ma comunque valido sotto molteplici aspetti. Le animazioni sono ben fatte, la gestione della telecamera non potrebbe essere migliore, mentre la fisica svolge egregiamente il suo dovere. La rapida demo offerta da Krillbite Studios è in grado di confermare la bontà di un progetto videoludico precedentemente visto solo in video grazie a un breve trailer. Sebbene sia difficile parlare di vera innovazione, il titolo della softcore norvegese azzarda con un soggetto davvero originale, in un contesto ricco di fascino. In qualità di gioco low budget, la demo di Among the Sleep dimostra grande carisma e un comparto tecnico di buona fattura. Sperando in una beta e un accesso anticipato tramite Steam, restiamo in attesa di ulteriori informazioni e di una data di uscita ufficiale.